Noi abbiamo necessità da un lato di aumentare le opportunità universitarie perché l'Italia ha troppo pochi laureati rispetto alla media europea, dall'altra investire sulla scuola, in particolare sugli istituti tecnico e scientifici che erano stati abbandonati per alcuni decenni, dall'altra la formazione come fate in questo luogo che è una grande opportunità e che attraverso una formazione continua e molto puntuale può permettere di avere a ragazze e ragazzi una grande opportunità. L'Italia vince la sfida con i territori più avanzati d'Europa e del mondo solo se investe sulla qualità. Il costo del lavoro sarà più alto anche nei prossimi decenni, inevitabilmente, ma sulla qualità di quello che si produce e si progetta, il Made in Italy non teme grandi concorrenze. Abbiamo bisogno di puntare molto su ricerca e innovazione dentro alla transizione ecologica e digitale. Non a caso nella mia regione abbiamo portato il centro che farà le previsioni climatologiche di tutta Europa e a fianco quel supercomputer che per potenza di calcolo, su lettura dei big data e trasferimento alle imprese e al mondo della ricerca è il più potente in Europa, il quarto al mondo, perché gran parte dei nostri figli e nipoti faranno lavori che oggi non esistono e quei lavori deriveranno dal grado di innovazione robotica, tecnologica e digitale e quindi l'investimento in ricerca e innovazione è assolutamente prioritario e indispensabile. Ma io penso che non abbiano nulla di meno che i loro coetanei in giro per l'Europa o per il mondo. Hanno bisogno di avere opportunità per poter rimanere qui a lavorare o a fare ricerca e soprattutto se vanno in giro per il mondo, che comunque rimane una grande opportunità anche di crescita culturale, appena lo volessero poter ritornare. Quindi serve che venga combattuta la precarietà che ormai condiziona quasi un'intera generazione solo nel nostro paese, e attraverso la quale il rischio di non potersi costruire un futuro per sé e per la propria famiglia. E quindi credo che la prima ricetta sia quella di tagliare il costo del lavoro e fare in modo che il lavoro precario costi di più di quello stabile. E quindi questo potrebbe essere una grande opportunità anche per le imprese che assumono.